We're drinking from the bar. Ciao a tutti, bella gente, il vostro Cato è qui con voi, yeah! Sto andando da Walter per proseguire la nostra avventura nel fantastico mondo di Fable 3. Quindi andiamo da Walter, che ha detto che ha delle notizie. Che cazzo vuole sto? Che ha detto di avere delle notizie sui mercenari che dobbiamo andare a uccidere. Toglierti 10 anni. Andiamo a vedere se è vero oppure ci ha raccontato una palla. Dovrebbe essere nella taverna all'inizio del paese, che è questa. Oh, eccolo qua. Ce l'hai fatta? Ciao. Allora. Che io sia dannato. Sono guidati da un Era un soldato, ma ha sempre avuto più cose in comune con banditi tagliagole che non con i militari. Oh, 360, 360. Gli uomini sono radunati in una piccola fortezza nelle montagne. Tessera fega. Sarà facile entrare. Yeah. Ma un piano. Tipo? Vieni con me. Ho capito, Walter. Mi spoglio, qui fuori un attimo. No, non è quello, vero? Uno dei mercenari. Un assassino a sangue freddo. Si chiama Clarence, ma tutti lo chiamano Jimmy. Passava bene tutta la giornata. Quindi, cosa me ne faccio? In generale a rendere la vita impossibile a tutti. Non è stata dura farlo ubriacare. Ah. E io si è dannato se questi briganti di oggi non sono delle schiave. Prendi i suoi vestiti e avrai libero accesso al loro accampamento. Cerca solo di non pensare all'origine di quelle macchine. Vabbè. In che senso? Sono qui per comprare la roba che non volete più. Mi pudono orecchie. Ok. Devi sforzarti di più. Non credo che così riuscirai a convincere qualcuno. Oddio, ma è nudo. Anche questi idioti se ne accorgeranno se non avrai barba e tatuaggi. Ma come barba e tatuaggi? Ma sono una donna. Potrei trovare quello che ti sa. Nel frattempo cercherò di capire con chi devo parlare per sfamare gli stanziali. Ma bene. Non hanno molto da condividere qui, ma sono persone per bene. Hanno solo bisogno di essere persuasi. Ma bene. Comunque, buona fortuna con Saker e i suoi mercenari. Grazie. Sarà il tuo primo assaggio di vera battaglia. Questo. Che non avrei problemi. Marcus IV fu il quarto sovrano a chiamarsi Marcus. Chi se ne frega? Spostati. Erano in realtà un cognome, per quanto bizzarro. Questo non rappresenta un problema. Vabbè, comunque andiamo a cercare barba, baffi e tatuaggio. Immagino che si comprino qui da qualche parte. Ma come era mai possibile che qualcuno intrattenesse una conversazione tanto strana? Ma ti sta questo qua sta dicendo filo storico, sta praticamente ogni volta che raccoglieremo un libro potremmo riportarlo a all'accademia per scusa. Ok, qui. Ma no, voi non ho. Dove devo andare? Non ho capito, gente, non me lo fa vedere finché non ho guadagnato 611 monete. Quindi vabbè, vi faccio vedere come si suona il liuto. Se non riesci a trovare qualcosa, chiedi pure. Grazie mille. Qui trovate i migliori prodotti. Anche se mi confonderò perché io sono abituato ai tasti della PlayStation, ma a schermo verranno fuori i tasti dell'Xbox, quindi è un casino, però proverò a farlo. Ok. Vabbè, fino a qua, insomma, vabbè. Ho guadagnato un cazzo! Sì! Oh, finalmente, ce l'ho fatta. Che basta. Completano il tuo travestimento da mercenario, un'impresa non da poco per un membro della famiglia reale. Naturalmente, se la cosa è di tuo gradimento, potrai continuare a lavorare per il tempo che vorrai. No, non voglio lavorare. Okay. Devo andare a acquistare il tatuaggio. Yeah, spostati. Sì, ammazzo tutti. Spostati. Boom! No, l'ho mancata. Oh, finalmente, questa era la parte un po' pesantuccia, però penso che ve l'avrò velocizzato, o tagliato, o fatto qualcosa comunque. Anche se potrei farvela vedere tutta. Vabbè, no. Sì, acquista. Una grande spesa per un oggetto di grande qualità. Poi il tatuaggio. Vediamo. E andiamo in camerino a metterci tutta questa roba e vediamo quanto siamo fighi. Eccolo qui, fatto, ok. Ah, sì, è perfetto. Ti mescolerai tra quei bruti mercenari con facilità. Ora è meglio che tu vada a trattare con Saker, no? Sì, a trattare. Sì.
Dove sono i mercenari? Qui? Qui? Il nostro computer? Ok. Sì, sì. Ehi, Jimmy, hai ucciso qualche stanziale? Sì, Jimmy. Come fanno a scambiare il piacere qua? Stupidi giochi idioti. Un attimo che mi rialzo sempre la cazzo di visuale, perché è sempre stramasso. Ok. Figli adottati. Si possono anche adottare i figli. Wow, si può fare un sacco di oro qui. Niente interessante. Sì, bla. Nemmeno io. Talvolta mi pento di non aver accettato di lavorare con mio padre. Jimmy, amico, sono qui. Cazzo. Non essere timido, Jimmy. Vieni qui. Dimmi. Mostra a Stilts quella cosa che sai fare. Quale cosa? Cos'è che so fare? Fai un peto. Faccio un peto. Sì! Cosa sta facendo? Oh, mamma, mi viene da vomitare. Ma davvero? Te la splatta questa cosa. Vabbè. Poi quando lo guardo, oh, che schifo. Non ho dato i deboli di cuore, oddio. Gira al largo, stupido cane. Non avvicinarti troppo, potrebbe avere la rabbia se non di peggio. Come vogliamo chiamarlo? Che ne dici di Gil? Come quel tizio che l'ultima volta voleva farci fuori. Sì, vabbè, andiamo avanti. Tutto bene, Jim? Sì. Come? Sei più andato a trincare a Brightwall? Sì, mi apri la porta. Non permettere a nessuno di dirti che bere da soli è sbagliato. Aprimi la porta, se no ti taglio a fette. Quello lo usi per... Non volevo attaccarlo veramente, io... Vabbè. Diciamo che... Ma che te lo abbiamo visto? Ottimo. Non c'è finta di niente, no? Questi qua si ammazzano da soli, ottimo. Dov'è Sucker? Tu sei Sucker? Jimmy, ma sei tu? Hai qualcosa di diverso. Hai sempre avuto gli occhi di quel colore? Sì. No, Jimmy ha gli occhi color pervinca, come il cielo di un bel mattino estivo, non è lui. Cazzo. Ma non è Jimmy. Merda, mi hanno scamato. Tranquillo, è solo un graffio. Ripigliati. Sono un graffio, Giozam, che questo è un graffio, eh? Non mi sembra un graffio quello. Sembra, amico. No. Non ti aspettavi questa? Tiè! Oh, madonna! Abbiamo anche potenziato la magia. Aprite le porte! Sono dei rinforzi! Sei una pezzente, così, ragazzi? Sì. Si è messa a fare contro di noi. Chi è che sta sparando? Ah. Tiè! Sembra morto. Ecco qua l'unica. Vabbè, sposare il fucile benissimo però. Ah, la madonna. Scusa, vieni qua. Oh, vacco. Prima te che questo qua col fucile che mi sta sulle palle. Boom! Ha detto boom! Ma che puoi prendere. Oh, vabbè. Sì? Yeah. Funziona così. Ma è pericoloso. Asa batagala. Fottiti. Mi hai fatto fare una figura di merda.
Dai, motherfucker! Cosa cazzo vuole stoccare qua? C'è un tesoro qui sopra? Bravo! Ho un cane da tesoro! Tatuaggio petto mercenario, va bene. Lo metto sicuramente sul petto. Boom! No, vabbè, meno male. Mi stava laggando come pochi. Yeah. Ah, vuoi un po' anche te? Va bene. Oh, 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 oh. Okay. È l'ora dell'arma segreta. Tiè, è che ti stava segreta. No, sì, lo so come sparare i colpi. No. Vabbè, basta. Per lo meno libererai la fauna locale con il tuo cadavere in aereo. Ah, chi è? L'hai preso in quel posto, amico. Io. Addio. Questo era duro. Ma si tagli. Va bene, no, dai. Dimmi dove devo scavare, qui? Scava. Spero per te che sia qualcosa di molto valoroso. Cioè, non so come si dice. Oddio. Tatuaggio gamba sinistra. Ti ho trovato dei tatuaggi, sto cane qua. Uccidete il sedicente Jimmy! Sedicente Jimmy. E poi l'hamburger! Top. Olè, boom! Mamma mia! Boom! Sì, non so perché non mi faccio male con quei bagli qua, però. O se mi faccio male me ne faccio veramente poco. Meglio a lui che a me. Yeah. Doloroso, eh! Ok, c'è il meccanico che sta zanando qualcuno. Ma non è ancora morto sto qua. Ok, è morto, è morto. Dove cazzo sarà il nostro eroe? Yeah. Oh, hanno liberato i cani. Lascialo stare, è un amico mio. Chi è? Olè, onda tua. Dai, motherfucker. Cazzo spara il mio cane? What a tanga. Oh fuck! Ma cazzo che accoba! Cioè la mancata! Ha fatto una cosa epica e la mancata! Fanculo! Ma cosa cazzo mi attacchi sul fucile a coppa qua? Dimmi, tesoro dove? Dove? Su di là? Sì, so che è su di là. Ah no, c'è una chiave. E dopo? La cinta. Va bene, salta giù, va. Panamanam, pam, pam. Quanti mercenari sto uccidendo, io tra l'altro. Veramente volevo prendere quel bagno di fatto. Mamma mia. C'è uno che ha detto non vale, noi non abbiamo la magia. Mi hanno ferito. Non mi sembra. Che effetto che magico. Sì. Guarda questo allora. Occhio. Oh, oh, oh. Shit, motherfucker. Era un incantesimo di fuoco. No. Jimmy era mio amico. Sì. Ma non è morto Jimmy, tranquillo. Però tu sarai morto tra poco. Beccati queste palle di fuoco nei denti. E morite. Bella madonna. Oh, c'è un tesoro. Sì, era freddo a luglio, sì. Oh, dimmi. Oh, c'è da scavare qui? Dove? Qui? Va bene. Tatuaggio schiena.
Tutto i tatuaggi, sto qua. Va bene, va bene. Lasciatela! Lei è mia! Hai lasciato una scia di cadaveri. Non sei una degli stanziali di Sabine, questo è sicuro. Già. Però morirai come loro. Sono la principessa di Albion. Oh! Ah sì? Anch'io uso il fuoco. Cazzo, però mi ha preso. Sì, io ho una spada. Lui ha i pugni, in effetti. La madonna. Se ne fate questo qua me lo ricordavo che era abbastanza tosto come nemico. Chi è? Chi è? Tiè, questo palo di fuoco in faccia. Tiè. Non mi prenderai mai. Sono troppo agile per te. Oh, mamma mia, c'è quasi amico. Sta lanciata su. E c'è un pacchetto. Oddio, l'hai fissato. Che prima era da sola, adesso diventa un po' più complicato perché ci sono anche i suoi compari. Oddio, pare che ci sta di usare questa adesso. Sì, andate i miei poveri. Distretto il nemico mentre io l'attacco. Così. Praticamente ho usato una pozione evoca a creatura. Oddio. Sì, ti difendo. Cazzo. Sì, avessi un po' delle merda questi qua praticamente. Perché ti, questo è il palo di fuoco in faccia. Cazzo. A Zapatanga! Beh, io attacchiamo questi qua. Non muori. E muori! Che cazzo! Mi hanno ucciso tutti. Oh, guardate qui. Allenta tempo! Questa qua è veramente forte come funziona. Infatti l'ho usata soltanto contro un boss. Basta. Dai. Avvicinati un attimo. Bravo. Zapatanga. Le mie mutande sono ignifughe, ha detto, quello è niente. È abbastanza impegnativo, cazzo. Aia, aia. Guardate come lancia un palo di fuoco con la schiena. Quanti ce n'è? Allontaniamoci un attimo! Che ovviamente basterà uccidere il capo per ucciderli tutti. E prenderanno una pozione a divino. Visto che ce li ho. Quanto cazzo è duro! T'attacca sto cazzo! Oh, finalmente! Boom! Tiè! Qua ce l'ho fatta. Basta. Hai vinto tu. La vittoria è tua. Puoi uccidermi o risparmiarmi. La scelta aspetta a te. E i miei uomini la onoreranno. Siamo solo dei mercenari. Ma abbiamo i nostri codici d'onore. Come ogni soldato. Qualunque cosa tu faccia, lasceremo stare gli stanziali. È la parola di un guerriero. Peccato che io sto facendo un gameplay stramalvagio, quindi... Uccidilo. Tagliagli la testa! Sì! Motherfucker! Eh?
entriamo in questo fatidico portale. Oddio, quanto sto durando questo gameplay qua? Sai che devo fare dei tagli o velocizzarlo? Siamo a 25 minuti, non lo fai pubblicare tutto, ci metterà un secolo! Hai fatto un altro passo verso la sala del trono. Sconfiggendo Saker, hai portato dalla tua molte delle sue vittime. Molti parlano già della tua vittoria. Devo prendermi questo? Questo è giusto? Sì, l'incantesimo Lambo. Sì, lo so, dopo vado a mettermelo. Questo cos'era? No, a distanza fa lo stesso, tanto non le uso. Ma proprio questi. Questi li prenderò io poi. Posso aprire qui? Ok, grazie mille. Quanto è figa. Posso prendere questo? Quanto costa? 40, ottimo. Armi corpo a corpo livello 2. Yeah. E secondo me basta. Sì, la spada diventa sempre più power. Questo immagino costi 50, ma tanto non lo prende. Questo 40. Vabbè. Ok, torniamo a bomba. Eccoci qua. È un momento epocale, signora. La tua prima vittoria. Va bene. Non sono un esperto di combattimenti, ma... Va bene, bella gente, intanto che Jasper parla sotto di me, io vi saluto e vi dico che ci vediamo nel prossimo gameplay. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, altrimenti lasciate un mi piace lo stesso. Ciao a tutti, bella gente, ci vediamo nel prossimo gameplay di Fable 3. Ciao!